Sì, buonasera. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato poco fa la Prefettura di Milano, qui alle mie spalle, dove con il Ministro dell'Interno Piantedosi, il Prefetto di Milano, il Sindaco e molte figure istituzionali ha parlato in particolare di sicurezza e di un progetto che il Governo ha fatto partire in tre città, Milano, Napoli e Roma, e si è cominciato dal rafforzamento dei controlli, in particolare nelle principali stazioni ferroviarie. Meloni ha spiegato che da gennaio oggi sono state almeno 40.000 le persone che sono state fermate per controlli, con 115 espulsioni di stranieri irregolari intenti a delinquere quando sono stati fermati. Allora sentiamo cosa ha detto. Comincia un lavoro quotidiano e molto serio di recupero della presenza delle istituzioni nei luoghi di maggiore partecipazione, di maggiore densità, che possa tornare a far percepire il valore della sicurezza come precondizione di libertà. È una promessa che abbiamo fatto e con serietà, abbastanza in silenzio, ma insomma con dedizione, ci stiamo dedicando molto a questo lavoro. Giorgia Meloni poi in questo punto stampa, che è durato circa 10 minuti, ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, ha affrontato molti temi, per esempio il caso Cospito, ha ribadito la linea del governo sul 41 bis, ha detto lo Stato non scenderà mai a patti con i terroristi, ha parlato anche dei trasferimenti ai comuni, del caso Fazzolari, ha detto un caso che non esiste, quindi non è da commentare, ha ribadito anche la coesione del governo, ha detto che c'è un ottimo clima in maggioranza e su Donzelli e Del Masto ha confermato nessun caso di dimissioni, tuttavia è bene abbassare i toni. Allora sentiamo cosa ha detto e poi da Milano voi. Io ho chiesto a tutti di abbassare i toni e quindi ribadisco questo, vale anche e soprattutto per gli esponenti di Fratelli d'Italia. Sono contenta che si faccia attenzione a questi toni nel dibattito politico, al rispetto degli avversari, perché diciamo in altri tempi non ho visto la stessa sensibilità.